Paolo Mero, il responsabile tecnico di InfoFactory. Siamo qui alla Camera di Commercio di Udine per Horizon 2020, un incontro che è stato organizzato per far capire alle imprese del territorio quanto possono essere importanti i progetti di ricerca. Noi ad esempio abbiamo utilizzato i risultati dei progetti di ricerca del quinto programma quadro per realizzare degli sistemi software che oggi si chiamano sistemi software di web intelligence e che sono sistemi software in grado di andare online, recuperare informazioni e conoscenza e strutturarla in della reportistica intelligente da portare all'organizzazione. Uno dei vantaggi dei progetti di ricerca è proprio quello di trasformare dei prototipi software che si fanno durante i progetti di ricerca poi in sistemi che possono andare sul mercato e fare in modo di creare nuove imprese o di aumentare la competitività di un'impresa esistente. Altri vantaggi dei progetti di ricerca sono quelli per cui si possono creare delle reti sul territorio, soprattutto con aziende molto interessanti che tipicamente sono nascoste, non si trovano, non si vedono, ma che hanno delle relazioni anche internazionali e dei prodotti molto innovativi. Quindi l'idea è quella di creare dei network di persone interessanti, di aziende interessanti, per riuscire tutti insieme a coinvolgere e a far convergere tecnologie diverse in prodotti nuovi che possono andare verso mercati più grandi e verso clienti più interessanti. In generale, quello che ci capita di vedere anche all'università è che molto spesso le competenze ci sono un po' nascoste e quello che capita è che alcuni studenti, ad esempio, si svegliano, vanno in Silicon Valley, vanno in India, hanno delle esperienze internazionali e la cosa molto interessante che emerge da questa esperienza è che quando tornano indietro dicono: le competenze ci sono, noi siamo bravi come le persone che sono in Silicon Valley, ma tipicamente dal punto di vista emotivo e anche un po' della sicurezza personale si tende comunque a pensare che gli altri facciano meglio di noi o che gli altri siano più capaci di noi. Questo non è vero e le occasioni di incontro come questa ci permettono di creare piccole reti per poi andare insieme a fare cose interessanti esattamente come fanno gli altri nel resto del mondo.